Buongiorno ragazze. Allora, oggi è prestissimo come al solito. Mi sono svegliata da poco, cioè da poco relativamente, nel senso che Cesare è già uscito di casa e mio marito è già andato a portarlo, insomma penso tornerà a breve. Mi devo ancora fare la skincare. Tra l'altro stanotte mi sono messa questi cerottini che vi avevo mostrato. Che vi avevo mostrato in qualche video da applicare sui brufoli. Intanto mi dimentico di dove li avessi. Ok, e niente, quindi adesso mi faccio la skincare. Allora, sto usando come detergente viso questo qua nuovo di Dottoressa Rinaldi, che mi hanno lasciato, insomma, quando ho collaborato con loro. L'avevo tenuto lì da parte perché nel frattempo stavo finendo questo qua della CeraVe e un altro di quello di Zoetis Cosmetics. Tra l'altro che quello di Zoetis Cosmetics l'ho finito e quello di CeraVe me ne rimane pochissimo e lo voglio tenere da parte per quando andiamo a Londra la prossima settimana. Sono troppo felice. Devo cominciare a pensare un po' alla valigia. Partiamo giovedì a pranzo e rientriamo domenica. Spero che il tempo sia dalla nostra parte. Cioè, che non faccia troppo troppo freddo, ma soprattutto che non piova. Lo so che pensando a una Londra non piovosa è strana, ma devo dire che tutte 6 o 7 le volte, non mi ricordo mai se sono stata 6. Sono stata 3. Non mi ricordo se questa è la sesta o la settima volta in cui ci vado. No, secondo me è la settima. Non sono proprio certa, perché sono andata sicuramente 3 volte con il mio ex fidanzato, una volta con una mia amica e mia sorella, una volta con mia mamma e mia sorella, una volta con mio marito e questa secondo me è la settima. Devo dire che ci sono sempre andata in stagioni diverse, perché sono andata a ottobre, sono andata a giugno, sono andata a gennaio. L'ultima volta che sono andata ad aprile, come la mia sorella, secondo me sono sempre andata a settembre-ottobre. E quest'anno per la prima volta vado a febbraio, fine febbraio, sì, è proprio fine fine perché andiamo dal 23 al 26. E boh, vediamo come sarà. Ok, nel mentre mi sono anche lavata i denti, dicevo, intanto mi metto il contorno occhi di sempre Dottoressa Rinaldi, che sto usando mattina e sera, sto usando lo stesso. Non volevo, diciamo, aprirne altri, considerando che tra un mesetto vado al Cosmoprof e sicuramente farò, diciamo, carica di prodotti e quindi, insomma, volevo lasciarmi magari spazio per delle novità. Poi metto questo siero alla vitamina C di peptidi di Ago Cap. Mi trovo bene, lo uso al mattino. E non lo so, mi piace. E niente, quindi insomma, devo cominciare un po' a pensare alla valigia, anche se tanto come al solito mi ridurrò all'ultimo. E questa volta avremo i tre zaini, viaggiamo con la EasyJet, e abbiamo i tre zainetti più un trolley, ho preso comunque, perché preferivo, insomma, essendo appunto inverno e essendoci comunque anche Cesare, non mi sono fidata a viaggiare solo con i tre zainetti, per cui avremo anche un trolley, un bonus trolley, diciamo, da tenere soprattutto per gli acquisti, perché cioè, va bene tutto, va bene anche visitare, va bene tutto, ma io voglio anche fare un po' di shopping, soprattutto. Vabbè, lì c'è Primark, che è tutto un altro, cioè per me il Primark di Londra è completamente diverso da tutti i Primark che ho visitato in vita mia. Spero che, insomma, non mi deluda stavolta, ma a parte quello, insomma, voglio andare in un po' di negozietti che mi sono annotata e boh, vediamo. Andiamo se comprare qualcosa oppure no. E basta. Adesso io mi do una sistemata, mi metto una tuta in realtà, tanto oggi devo lavorare smart e voglio stare al caldo perché comunque in casa fa freddo e poi mi metto sull'Olaplex. È inutile che insomma, vi faccio rivedere il passaggio, prima mi metto lo zero che così lo finisco perché praticamente siamo alla fine,
E poi mi metto lo 03, che boh, adesso vedo se mettere tutto o tenermene un po'. Ho notato l'altra volta che avendo fatto l'impacco Olaplex, i miei capelli sono andati molto molto meglio, cioè le punte erano molto meglio, per cui ho aspettato appunto invece di lavarle ieri, che era domenica, ho aspettato stamattina proprio per potermi fare l'impacco e tenerlo su tutto il giorno e poi mi laverò i capelli o in pausa o stasera, ma sono veramente secche le punte, cioè sembrano quasi i capelli della Barbie. Però appunto ho notato che con l'Olaplex un pochino si sistemano e niente, quindi mi metto su l'impacco e boh, poi dovrei ancora avere un quarto d'ora e niente, ci riaggiorniamo tra poco. Allora, mi sono messa l'Olaplex. I capelli, lo 0 l'ho finito e il 3 adesso me lo metto, nel senso che per il momento ho solo fatto l'impacco con lo 0, adesso mi stavo truccando, poi devo assolutamente lavare i pennelli perché fanno decisamente schifo e poi mi metterò a lavorare. Tra l'altro, tornando al discorso di Londra, questa sarà la prima volta che vado a Londra da mamma e quindi anche con Cesare, quindi con un bambino. E quindi volevo un po', ovviamente essendo comunque una città che sia io che mio marito abbiamo già ampiamente visto, orientare un po' questo viaggio anche su di lui. E quindi mi sono un po' andata a cercare tutte quelle cose da, insomma, che possono essere interessanti e carine da fare con un bambino a Londra. Per cui mi sono segnata alcuni playground, quindi diciamo parchigiochi, sì, non parchigiochi, però diciamo giardinetti, cioè quelli che noi chiamiamo giardinetti, tipo con giochi di scivolo, altalena, così, perché ecco, quello che io noto quando andiamo all'estero è che, non so, almeno a Torino è così, in ogni quartiere ci sono più giardinetti, tipo io qua ne ho uno sotto casa, ma se attraverso la strada a 200 metri c'è un altro, cioè è veramente pieno a Torino. Io non so se sia Torino così, ecco, magari se si va proprio nel pieno centro ce ne sono un po' meno, comunque ce ne sono anche lì, però non so se sia una cosa, non penso, caratteristica di Torino. Fatemi sapere se anche nelle vostre città è così, ma penso di sì. E invece una roba che invece ho trovato all'estero, che di questi playground, giardinetti e tutto, ce ne sono pochi almeno. Quando ci è capitato di andare, no, a Madrid ce n'era uno molto grande in centro, però poi in giro era un po' difficile trovarne, sì, ogni tanto si trovavano, ma poca roba. Anche, no, vabbè, quest'estate in Svezia e Norvegia loro sono abbastanza sul pezzo con i bambini, però comunque dovevi andarli a cercare, non è che giravi un quartiere e te lo trovavi lì, cioè dovevi proprio, anche lì me ne ero segnati alcuni da andare a vedere ed effettivamente erano meravigliosi. E la stessa cosa ho fatto con Londra, quindi mi sono segnata quei due o tre, ce n'è uno in particolare che si chiama Playground Memorial Diana, che dicono che sia quello più bello ed è anche abbastanza in centro. E quindi io rossetto anche Smart Working, cioè. Ok, e quello che stavo dicendo appunto è che mi sono insegnata quindi un po' di questi playground, che come li chiamano loro, giardinetti. Dopodiché mi sono insegnata alcuni parchi che consigliavano, cioè parchi, alcune attrazioni, alcune cose da vedere con un bambino, calcolando che Cesare comunque ha quasi 3 anni, quindi e sì. Piccolo, ma non troppo, ma non è neanche troppo grande. Quindi sicuramente lo voglio portare al Museo di Scienze Storia Naturale. Poi lì i musei sono tutti gratuiti, quindi incentivano ancora di più alla visita, perché lui è un periodo che comunque è molto attirato dai dinosauri e lì io mi ricordo che già all'ingresso c'è un dinosauro enorme, quindi lo voglio assolutamente andare a vedere. Io l'ho visto tanti anni fa, ma ci ritorno super volentieri. Poi volevo andare alla come si chiama? Ma no, non è Mao, al Mao, no, non è che si chiama, come si chiama Mao? Quello di arte contemporanea, non mi ricordo più come si chiama. Vabbè, ve lo scrivo qua da qualche parte. E poi devo andare a vedere cosa ho scritto. Insomma, comunque, se siete stati a Londra di recente con bambini o se vivete a Londra o se conoscete molto bene Londra e se potete consigliarmi qualche posto carino appunto in cui andare con Cesare, possibilmente se non fosse a pagamento sarebbe ancora meglio. Quindi o cose all'aperto o musei, visto che insomma Londra è piena di musei gratuiti.
mi faresti un favore, proprio perché io ho deciso, vorrei appunto far girare, beh, poi sicuramente ci saranno delle tappe fisse tipo Camden Town, poi c'è quella bellissima passeggiata che porta poi al Brooklyn, al ponte di, sì, al Brooklyn Bridge. Oddio, ragazzi, io ho un attimino di confusione su Londra. Al ponte, al London Bridge, non è London Bridge. Vabbè, comunque, e niente, quindi insomma, se, va bene, nel frattempo mi metto ancora l'Olaplex 3 e poi me ne vado. E niente, quindi se avete dei suggerimenti da darmi, perché appunto siete stati di recente con dei bambini, possibilmente età tipo Cesare, cioè lui non è ancora uno di quei bambini che va al museo e sta super attento, cioè lui entra al museo e inizia a scapparmi in giro. È ovvio che però se ci sono delle cose un po' interattive, un po' interessanti, cioè tipo qua a Torino siamo andati al Museo dell'Auto, al Museo Lavazza, che erano comunque dei musei molto, molto anche per bambini, per quanto lui ovviamente non capisca il senso delle cose perché è piccolino, però comunque era molto interattivo. Schermi da toccare, video, però vabbè, quello dell'auto gli è piaciuto tantissimo. Ecco, se ci fossero delle cose così a Londra mi farebbe molto piacere visitarle. Poi avevo letto su un blog di una cosa però che è fuori Londra, forse Greenwich, che era consigliata, ma ecco, non vorremmo rimanere su Londra, perché comunque è vero che l'abbiamo già vista e stravista, però adesso sono 5 anni che non ci vado e la vedrei insomma ancora volentieri. Ok, nel frattempo l'Olaplex 3 ne ho ancora un pochino, quindi me lo tengo ancora da farne un'altra volta. E basta, adesso mi lavo ancora i pennelli che fanno schifo, ragazzi. Io non sono per niente brava nel lavaggio dei pennelli. Li lavo davvero quando mi ricordo di farlo e non è una cosa buona, soprattutto per la mia pelle, che comunque è un po' problematica. Dovrei lavarli più spesso, ma soprattutto una roba che non lavo mai, quasi, è la Beauty Blender, che alla fine è quella che utilizzo principalmente sulla mia faccia, soprattutto in zone molto delicate dove ho i brufoli. Ma io odio lavare la Beauty Blender, cioè non c'è un modo per lavarla in maniera semplice. E non so se succede anche a voi, ma invece i pennelli sono facili da lavare, cioè tipo mentre sto parlando ne ho già lavati due, ma il blender è un casino perché viene tipo uno schifo, viene una pappetta e poi non viene mai veramente pulita. Intanto qua ho lavato i 3 pennelli, ma vabbè, così si fa in fretta e via. Bagna fa schifo, che diventa tutto tipo schifosina, come se ci fosse dell'unto. Poi prendo il detersivo, cioè il detergente mani, e lo sporco viene fuori, io faccio così. Ma è uno schifo, non mi piace. Ma poi rimane sporca, cioè a me verrebbe ogni volta che la devo lavare di buttarla e prenderne un'altra. Cosa che probabilmente spesso farò, perché questa parola non è proprio sto utilizzando. Ma mi spiace perché anche poi non è una Beauty Blender originale. Adesso vi faccio vedere io le Beauty Blender che utilizzo, le compro su Amazon, che sono molto meno, mi sembra che vengano 10 euro e ce ne sono 6 o 7, le avevo viste consigliate da Giulia Prova, sono top, non hanno nulla da invidiare alla Beauty Blender originale, anzi. Questa come quella originale non rimangono pulite. Qualche tutorial come lavare la Beauty Blender. Allora, adesso vedete, io l'ho lavata, sembra apparentemente pulita, ma vedete che qua rimane uno schifo, cioè io la sento che è ancora piena di roba. Vabbè, comunque, lavare l'ho lavata, siete voi tutte testimoni. Vi faccio vedere, scusate per questa inquadratura storta, le mie Beauty Blender, questa scatolina qua, che si chiama Emax Design. All'interno ce ne sono, non ricordo più se 6 o 8, e adesso ce ne sono solamente più due, questa e questa. C'è anche questo capello, molto bene, e niente, quindi probabilmente prossimamente utilizzerò questa.
e poi me le ricomprerò. Forse le avevo già ricomprate. Se mi sembra di averle già ricomprate. Da 6 ce ne sono, ecco, vedete? Ce ne sono due arancioni che sono come questa qua che io sto utilizzando. Io la uso sempre da questa parte. Le due nere che sono quelle classiche. E poi queste due fucsia. Ah no, allora questa qua, boh, è una... Non so, l'avrò trovata da qualche altra parte. E basta, comunque sono ottime. Io magari vi lascio il link qua nelle box informazioni perché sono ottime. Basta ragazze, vado a lavorare, ci riaggiorniamo in pausa. Allora ragazze, buongiorno, siamo al giorno dopo, oggi è martedì, io sono ancora in smart working e sono in pausa pranzo. Ormai questo ho deciso che la mia tuta da casa è una tuta, un completo di Shein che avevo preso appositamente per stare in casa e devo dire mi tiene molto al caldo. Sono molto contenta, anche se allo specchio mi vedo gigante, cioè ingrosso un sacco, ma vabbè, chi se ne frega. E oggi è San Valentino, quindi stasera io e mio marito andiamo a cena fuori, tra l'altro qui a casa verrà mia sorella a guardare Cesare, farà da babysitter perché dato che stasera gioca al Milan, il suo fidanzato è sfegatato del Milan, hanno festeggiato anticipatamente ieri sera perché appunto lui stasera ha la partita da vedere con i suoi amici, quindi lei era single e si è offerta appunto di fare la babysitter a Cesare. È la prima volta che lo lasciamo a mia sorella, infatti gli ho detto ma ci possiamo fidare, ma insomma sappiamo che sarà in ottime mani. E niente, ora stavo andando in camera perché volevo decidere l'outfit per stasera, andiamo appunto a cena fuori io e mio marito, non so dove, perché di solito quando lui prenota un ristorante lo fa sempre un po' a sorpresa, quindi non so assolutamente dove andremo, se sarà Torino, fuori Torino, italiano, straniero, non lo so. Però appunto volevo decidere un outfit carino, visto che ho un attimino di tempo, lui tra l'altro oggi è andato in ufficio, quindi sono solo a casa, e niente, quindi andiamo, venite con me a decidere l'outfit, così poi vi saluto. Allora, questa è un'alternativa, che è questa tuta, lurex, senape, bronzo, blu, dove ho messo questa cinturina un po' per segnare il punto vita e sotto lo stivaletto col tacchetto. Devo dire che è molto scollata questa tuta, quindi ho trovato questa canotta che però è una canotta gigante, oversize, infatti qua segna leggermente, però in realtà poi non si vede, e mi piace molto questa tuta, è anche bella pesantina, quindi insomma non la trovo per niente male. Diciamo che se la tuta fosse più lunga mi piacerebbe un po' di più, nel senso che mi piacerebbe che la scarpa venisse ben coperta, però amen. Quindi questa potrebbe essere un'alternativa, anzi penso proprio che poi sarà quello che indosserò perché non ho voglia di provare altri look. Ho la spallina, questa tuta è molto carina, l'ho indossata solo una volta ad una vigilia di Natale. Sì, direi che... questo è il look, ci metto sopra una giacchina e vi faccio vedere. L'idea è questa. Che ne dite? Sì, forse non fa molto San Valentino, però dai, c'è anche l'urex. Comunque adesso provo anche un'alternativa, magari un vestitino. Ok, look completamente diverso, ma alla fine penso sarà quello che utilizzerò. Sono andata per un classico total black sotto. Ho fatto che mettere direttamente il maglioncino in lana, tanto questo qua che ho è molto molto aderente. Poi ho questa gonnellina nera che ha l'elastico in vita, quindi l'altezza si può regolare, io l'ho messa abbastanza vita alta. E sotto ho messo queste calze, che hanno tutte le rose, che sono di Calzedonia, che ho preso all'outlet quando sono andata in Sicilia. Stivaletti neri, ho messo quelli scamosciati perché rimanevano un pochino più aderenti, e poi ho voluto smorzare il tutto con questo blazer di vicolo fucsia fluo. Sì, direi che questo fa molto più San Valentino, e so già che mio marito lo apprezzerà molto di più rispetto alla tuta da nonna. Ok, mi metto così, deciso. E nulla ragazzi, dal mio outfit di San Valentino è tutto. Ero molto indecisa tra questo blazer fucsia
perché voi non lo vedete, ma è veramente fucsia evidenziatore. Ho un blazer bordeaux, adesso faccio anche la prova con quello bordeaux, poi andrò a riprendere ovviamente il trucco. I capelli li lascio lisci perché vorrei farli un po' mossi, ma sono già devastati ultimamente e per realtà mio marito piace più liscia che mossa, quindi mi lascerò così. E basta, spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia. Mi raccomando di seguirmi anche su Instagram, così magari andrete a vedere come mi sono realmente vestita stasera. E noi ci vediamo col prossimo video. Un bacio, ciao!